Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Avant Pop, lo spazio di informazione musicale di RKO. Buon ascolto. Siamo tornati in diretta, siete all'ascolto di Avant Pop, Carlo Chicco in voce per RKO, puntata dedicata alle novità discografiche che arriva dopo uno stop, perché mercoledì scorso ero insieme con Nicolò Fabi e infatti oggi vi faccio ascoltare la nostra chiacchierata in esclusiva per RKO e ovviamente ci saranno un bel po' di novità discografiche. Vi faccio ascoltare subito il nuovo singolo The Deus dal nuovo How to Replace It, che dovrebbe uscire proprio in questo mese, proprio a febbraio. Si chiama 1989, loro sono i Deus. Oh, back in 1989, you must have been there at the time. I feel the weightlessness of old. Failing history in class, you could smile at that, I guess. Think it happened. Some still have a piece of wall or ain't too high before the fall. Others simply fail to show.
I was first and I was last, to read too much into the past, through ashes and through embers. Was it now in the snow or early spring that I'd break a thumb or another limb? I don't remember. Touch my stay. I live to regret. It takes me over.
ascoltato il nuovo singolo di Deus 1989, The Out Replace It, album che uscirà, come dicevo poco fa, a febbraio. Invece Algiers uscirà il 24 di febbraio il nuovo album Shook, un album molto particolare perché vede la partecipazione di tanti altri artisti. Irreversible Damage con Zack Della Rocha e Bite Back con Billy Woods, Backwash. E il pezzo invece che abbiamo ascoltato è Can't Stand It con Samuel Herring, The Future Island, e John Matthews dei Boy Usher. Insomma, tantissimi ospiti in questo lavoro. Ovviamente la notizia su cui vi state scrivendo praticamente tutti è quella della data milanese di Siuxi. Cercheremo di esserci il 7 di maggio al Teatro degli Arcimboldi, unica data in Italia, e ovviamente anch'io sono saltato un po' sulla sedia quando ho letto il messaggio. Cercheremo di esserci. Loro sono in management. Anita gli occhi verdi, enormemente grandi, si trucca tanto e gira in tondo continuando a farsi. Anita ha 18 anni, non ha visto altri mondi e nessun principe azzurro con cui risvegliarsi. Il suo compagno è il sangue, i tagli sulla pelle e molto spesso l'odore di un uomo qualunque. Col suo corpo fa tutto, gode e si fa di brutto, ma un momento di gioia, un momento di gioia le sembra un furto. Anita non sa che questa notte morirà e che sarà il più gran bel giorno della sua vita. Vai. Lei quando si addormenta, lei deve concentrarsi per evitare il pensiero di non risvegliarsi, che l'accompagna da sempre e che da adolescente ha capito che un giorno la soffocherà. Anita lo sa che questa notte morirà e che sarà il più gran bel giorno della sua vita. Vai. Anita aveva un sogno, Anita voleva soltanto fare l'amore prima di morire, anche solo una volta, almeno solo una volta prima di morire. Chiunque dovrebbe fare l'amore, almeno una volta, almeno una volta prima di morire. Chiunque dovrebbe fare l'amore, almeno. Adesso è finita. Quanti di noi fanno la vita che hanno scelto? Quanti di noi si affidano al destino? Quanti di noi si accorgono che passa il tempo? Dimmi com'è stato non aver vissuto in quel
questo tempo non è facile orientarsi. Nella cartina che teniamo fra le mani non ci sono i punti cardinali. E l'orizzonte non coincide con il bene. E lo so che sembra ingenuo dire bene. Non parliamo neanche del perdono. L'uomo è un lupo per un altro uomo. Si dice che la vita sia sopraffazione, antagonismo a lotta di supremazia, che la guerra può chiamarsi santa, che la storia poca si racconta, è quella che hanno scritto i vincitori. Qual è il concetto di sconfitta quando parliamo di persone? Qual è il concetto di vittoria al di fuori dell'amore? Al di fuori dell'amore. Quanti di noi fanno la vita che hanno scelto al di fuori dell'amore? Quanti di noi si affidano al destino al di fuori dell'amore? Quanti di noi si accorgono che passa il tempo al di fuori dell'amore? Dimmi com'è stato non aver vissuto arroccati nelle nostre postazioni, dietro lo schermo come fosse un gioco. Come i cecchini noi facciamo fuoco e confondiamo il vero con il fumo, l'apocalisse con il falso piano, la gloria misera della ribalta di una parola che non lascia impronta. Ed è come camminare al buio con un bicchiere pieno fino all'orlo, portato sopra il palmo di una mano. Sarà possibile tornare indietro, perché qualcuno prima o poi dovrà spiegarlo che era sbagliato andare avanti e che si può tornare indietro. Era sbagliato e si può tornare indietro. Quanti di noi fanno la vita che hanno scelto e si può tornare indietro? Quanti di noi si affidano al destino e si può tornare indietro? Quanti di noi si accorgono che passa il tempo e si può tornare indietro? Com'è stato non aver vissuto mai? E guardo la mia faccia nello specchio, malgrado tutto, il tempo non ha mescolato le mie carte. Ho fatto il compitino che la vita mi ha assegnato, senza esagerare, sempre con amore. L'unica cosa che non mi riesco a perdonare è ogni momento che ho vissuto al di fuori dell'amore. E noi fanno la vita che hanno scelto al di fuori dell'amore. Di noi si affidano al destino al di fuori dell'amore. Quanti di noi si accorgono che passa il tempo al di fuori dell'amore? Dimmi com'è stato non aver vissuto. Caro Nicolò, come sempre bellissimo di vederti, come stai? Bene, grazie. Da quando, secondo me, hai intrapreso la tua strada, no?
all'inizio della tua carriera, e mi riferisco a quello, quella artistica, il suono che ti identificava, hai sempre giocato, secondo me, un po' con questa dualità, no? Che questa volta si traduce proprio nel titolo del tuo disco. Mm. Hai sempre giocato con questa cosa? Questione di coerenza oppure perché... Ma non lo so, se, non credo che la coerenza nel senso di rimanere sempre sulle proprie posizioni sia una caratteristica importante per gli artisti. Coerenza parlo stilistica, forse la cosa che contraddistingue noi è una serie di scelte che, a prescindere dal fatto che vadano verso una evoluzione o dei cambiamenti, tu li percepisca come un percorso sensato, cioè un percorso che non va in protezione, non va a raccogliere, ma va sempre a seminare. Ecco, io provo a seminare sempre una cosina in più, cercando ovviamente di non tradire quello che è la mia voce, il mio modo di raccontare, che comunque è legato inevitabilmente al mio DNA, però con degli elementi, dei piccoli elementi di diversità. E questa volta credo che l'orchestra lo abbia dato, questo segno. Certo. Cioè, parlo di dualità nel senso che ti sei sempre posto, no, al di fuori di te stesso, no? E quindi hai avuto sempre delle prospettive diverse della tua musica, quello che poi metti nei testi. E meno per meno, ecco, è interessante il modo in cui tu hai dato una veste nuova a dei brani, no? Insieme con l'orchestra. Tra l'altro, ecco, raccontami come è nato il progetto. Ovviamente parte tutto dal 2 ottobre, che era il giorno del mio compleanno, all'Arena di Verona, però poi tu hai sviluppato il progetto. Sì, il concerto di Verona doveva essere inizialmente nelle intenzioni un concerto solo, cioè proprio un concerto dove non c'era nessun tipo di accompagnamento, proprio per evitare il rischio un po' dell'enfasi celebrativa e indubbiamente togliere tutte le possibilità di avere ospiti, cioè di trasformarla un po' per carità, maraccone che ho visto fare altre volte, sempre dove insomma c'era una gara a riempire di contenuti cose. Poi in realtà non è stato così, cioè la prima metà è stata così, la seconda parte invece mi sono regalato, credo, una cosa che non avevo mai fatto, l'utilizzo dell'orchestra, che era qualcosa che avevo sempre un pochino sfuggito per la sua retorica orchestrale, come se la musica pop avesse bisogno di questo vestito un po' più nobile, no? Per essere considerata arte vera. Però tutto sommato, Maestro Melozzi è stato, ecco, gentile. Ma sì, perché comunque ha capito che comunque la centralità non poteva diventare l'orchestrazione sulle canzoni, che comunque hanno una vita fatta di equilibri, di racconto, di parole, quindi comunque ha avuto spazio, tanto spazio, però secondo me la sapienza di non saltarmi addosso, cioè di non coprirmi quando io stavo raccontando, ecco. Hai parlato di malinconia, no? Fatto del meno per meno che vado ad annullarsi. È interessante perché pensavo, ecco, questo ritrovarsi, ecco, da parte di chi ti segue da tempo, chi ti segue anche dall'ultimo disco, no? Che fa bene a loro o fa bene a te, nel senso, capito? Trovare questa comunità che si ritrova in quello che scrivi. Ma fa bene, suppongo e spero, a entrambi. Ovviamente non ho il termometro di quello che succede o delle temperature, se si alzano o si abbassano nelle singole case degli ascoltatori. La sensazione è che comunque ci sia un tempo in cui questo tipo di musica sia utile. C'è un tempo preciso, non è un tempo continuo, non è l'abitudine, perché ovviamente ti richiede un po' di attenzione o di immergerti in uno stato d'animo che a volte non si ha voglia di vivere. Però devo dire che nei momenti giusti è abbastanza, diciamo, specifico, diciamo, questo linguaggio, e quindi può diventare, forse non so se curativo, però di grande conforto.
finisce per parlare con l'oscurità, ha una mano sempre pronta per coprirsi gli occhi quando la luce tornerà. Da sotto le lenzuola il giorno fa paura, ci si abitua ad ogni condizione anche alla prigionia. Come il lupo chiuso in gabbia teme la sua libertà, se la gabbia si aprirà. Il re nel suo castello spaventato dal pensiero di un amore folle, chiude fuori a chiavistello la sua prateria, perché innamorarsi è un po' cadere da cavallo, e sì che lui lo sa. Io dico mai più, spenti mai più questi gesti finti, mai più questa mia obbedienza. Io dico mai più tutti i pori aperti, mai più luci sempre accese, mai più questa confidenza. La mano sotto il gesso sogna il movimento delle dita ed immagina la pelle su cui poi si poserà, ma si sa che una frattura resta nella testa come una ferita, anche se il gesso se ne va. Il prigioniero guarda in alto una fessura per cercare il cielo, è protetto dalle mura, sente il suono delle bombe pochi metri in là, si chiede se alla fine non sia più sicuro rimanere dentro, quando la pace tornerà, se ritornerà. Mai più ai miei occhi spenti, mai più questi gesti finti, mai più questa mia obbedienza. Io dico mai più tutti i pori aperti, mai più luci sempre accese, mai più questa confidenza. Thank you.
Un altro elemento che ti caratterizza è rallentare la vera rivoluzione, no? Perché effettivamente mi riferisco alla velocità del mondo, ecco, sia quello reale sia quello virtuale, perché ormai viviamo in un mondo virtuale. Il fatto di rallentare, il fatto di godersi gli attimi, godersi i volti, i sorrisi, è una vera e propria rivoluzione, è veramente la vita vera. Molti non pensano così. È difficile, sai, è difficile trovare una posizione all'interno di questa accelerazione, se accompagnarla e quindi sentirsi, diciamo, sincronici con la realtà, o invece provare a perseguire un proprio ritmo, un proprio respiro, con il rischio, è vero, di essere più sereni dal punto di vista individuale, ma emarginati da quello sociale. Poi ci perdiamo tanto, forse. Certo, io sai, non so, io sono in una condizione privilegiata perché ho un'età sia anagrafica e professionale che mi permette di poterlo fare, cioè, con i rischi indubbiamente che ci sono dentro questo fatto, però tutto sommato sono arrivato già, cioè sono nella parte di scendere grado in discesa, tutto sommato il grosso è stato fatto in termini di sforzo. È più facile adesso poter, dicevi quel tempo fa, però vabbè. No, però questo è rispetto al fatto che io posso rallentare, me lo posso permettere di più, proprio perché comunque, ti ripeto, ho già fatto la salita, quella proprio dove bisognava accelerare per stare dentro la cosa, in qualche modo ci sono finito, e quindi adesso mi posso permettere di passeggiarci accanto, capisci, in una maniera più serena, cosa diversa per magari per un musicista 25enne, per il quale è più difficile dire adesso no, andate da voi, io mi estraggo, mi estraneo e vado a rallentare, in un periodo in cui proprio invece l'energia va verso la forza, verso la potenza. Quindi in questo senso sono fortunato. Ricollegandomi al discorso che facevo prima dello scambio, no? Tra te e chi ti segue, ti sei messo nuovamente a nudo questa volta. A me è dispiaciuto perché purtroppo non ci sarò accanto a te, però tu per tu col pubblico. Com'è? Sì, perché comunque forse non ha più senso per me parlare di un disco, presentarlo, nel senso fargli una carta d'identità di un disco per la decima, undicesima o dodicesima volta, perché è vero che questo può avere delle caratteristiche specifiche che cerco di poi in realtà raccontare in questo breve filmato che vediamo tutti insieme. Poi mi rendo conto, mi sono sempre più reso conto che le persone che partecipano a queste poi insomma consessi, riunioni, mi conoscono bene, alcune da molto tempo, e magari gli è rimasto dentro invece una curiosità che non è legata al disco nuovo, che ancora magari non è entrato nelle loro vite, e quindi preferiscono, con tutto il rispetto del giornalista accanto, però scherzavo, sì. Capisci? Magari a volte li conosco meglio loro dei giornalisti, guarda. Sì, beh, io ho visto delle volte, non mi ricordo, non mi sembra proprio il tuo caso, però ho visto che comunque no, che magari scherzo, dai. No, capito che l'ascoltate di me, io questa già la so, questa perché non gli chiedi quell'altra? Ecco, questo è un momento in cui anche per me, in maniera egoistica, capire dopo tanti anni, anche se per un breve periodo di un'oretta che passiamo insieme, però sì, quali sono i loro punti di vista, cosa è successo alle mie canzoni mentre io non c'ero. Interessante. Infatti molto è più interessante. E invece l'8 maggio, perché tornerei a Bari l'8 maggio, lo ricordiamo, in concerto, il live è impostato come Verona o come? Sì, è impostato come Verona, con la prima parte da solo e la seconda con l'orchestra, anche se è un'orchestra ridotta perché 40 persone è un po' difficile portarle in giro in tour, però sostanziosa, perché con 15 non sono pochi, più noi che suoniamo gli strumenti quelli rock, chiamiamoli così. E la differenza, beh, al di là del fatto che quello era un evento unico, e come tutti gli eventi hanno anche un'atmosfera unica e un'unica scaletta, parlo della prima parte in cui sarò da solo, lo vorrei utilizzare, visto che invece ne facciamo 20 di concerti, come momento in cui posso con più libertà andare a pescare ogni sera scalette diverse, canzoni che non faccio da tempo, in maniera, diciamo, più informale, per poi invece passare la palla all'orchestra, che invece evidentemente ha
una ricchezza enorme di suoni in più, però anche una scaletta un pochino più scritta. RKO, sono Niccolò, Fabi, e un grande grande saluto a tutti voi. Sono un toro di aratro e di arena, la mia pena è amar la fatica. Il mio cuore sta spento in discesa, si accende solo in salita. E lo so che ti sembra insensato che ci sia dell'orgoglio nel mio pelo sudato, in un lucchetto sul collo. Tanto io tiro e non mollo, io tiro e non mollo, io non mollo nel gioco e nel gioco, fino a quando il mio cuore non scoppia, fino a quell'ultimo applauso, la mia vita appartiene alla folla. Insieme a quel folle piacere che ha nel vedermi morire, io sono un toro di aratro e di arena, non sono mica un pavone. Per dire, dipende dal modo in cui ho usato, mentre il sangue mi pare al contrario un valore assoluto. Mentre chino la mia testa alla spada, io lo so che faccio parte di un rito che da secoli aiuta gli umetti a nutrire gli ormoni, a sentirsi padroni, a sentirsi padroni, come quando precedo la lama che divide questo campo in porzioni. La natura mi ha dato la forza, mi ha dato le mani, e la terra è il mio segno, è la mia casa, a lei devo la mia sola certezza, la misura di ogni mio passo, la mia destinazione, fino alla fine. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Management, uscito praticamente il 20 di gennaio se non sbaglio, si chiama Anita, un brano molto particolare che sottolinea un po', no? Il cambio di rotta e il suono, no? che la band abruzzese ha affinato nel corso di questi ultimi mesi. Poi ovviamente Niccolò Fabi con tutti i fan che lo seguono, è stata una chiacchierata, ho fatto un po' di tagli della nostra lunga chiacchierata perché non ci stava già, è stata, diciamo così, lunga così, ma vi faccio ascoltare invece una produzione molto, molto particolare e spero di farcela se riesco a rinnovare il mio passaporto per andare in Inghilterra, perché sono stato invitato dagli amici Sea Fever, ovvero i New Order, ma Sea Fever è il nuovo progetto, un progetto molto interessante, in questo showcase che si terrà il 29 di aprile in Manchester, e Manchester non l'ho ancora vista, quindi potrebbe essere una grande occasione per me. La band porta un nome italiano, si chiama Cappello, è prodotta da Tom Chapman dei New Order, ma anche dei Sea Fever, e con alla voce Martin Finnegan, che era un cantante di una band inglese di Manchester, The Rain Band, tra pochissimo ve ne parlo. Prima ve li faccio ascoltare, Cappello con The Beats. I got one hand holding on as I dance.
On the Beat, il 29 di aprile il loro esordio, il loro showcase al Soap Club di Manchester, ma tornando indietro nel tempo, dicevo, con Martin Finnegan, che insieme a Phil Rainey aveva messo su questa band indie rock, The Rain Band, nel 2010 se non sbaglio. Questa connessione io non la conoscevo con la MotoGP, perché furono chiamati a suonare a Silverstone e tra l'altro ho deciso di dedicare un pezzo tributo al nostro Marco Simoncelli. Suonarono questa canzone con James Toseland è praticamente un corridore inglese molto molto noto, che in questo pezzo che vi faccio ascoltare suona il piano. Suonarono davanti a 60.000 persone a Silverstone, era il giugno del 2012, e tutti i profitti poi sono andati alla fondazione Marco Simoncelli, che lo scopo era praticamente costruire case di cura per disabili in tutto il mondo. Detto questo, il pezzo che vi faccio ascoltare, The Rain Band, si chiama Rise Again. Ladies and gentlemen, we'd like to invite to the stage a world champion not only of the motorbike, but a world champion of the biking community. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Sam Davis. No, sorry. Please welcome on stage Mr. James Toseland. Ladies and gentlemen, this is the first time we're going to play Rise Again. It's a tribute to Marco Simoncelli. Goes out there to Kate and Paolo and all the Simoncelli family. They've done an amazing thing when we went over and we got a chance to meet them and spend some time at their house, and they've been 100% behind this project ever since it started. And this one's for Super Sick in the Sky. For Marco Simoncelli, this one's called Rise Again. Stand.
this is not the end. You're on the ground. You might fall, but you will rise again. When there's music, when there's music, when there's music, when the spirit always rides again. I know this life, it's not the end. I always knew it, we never lose it. This one's for you, sing. One in the air for Marco Civicelli. One hand in the air, one hand in the air, one hand in the air. I can see it in your eyes. With no fame, there is no life. Falling down again, I see you rise again. This is not the end. Cause when my music hits your only ground, you might fall, but you will rise again. When there's music, when there's music, this one's for you, sing. But when the spirit always rides again, I know this life is not the end. I always knew it, we never lose it, it's how we use it. Ma non c'è più tempo, quindi l'appuntamento con Avant Pop è rinviato alla prossima settimana, mercoledì sempre alle 18 qui su RKO. Vi ricordo, domani sera invece sarò in quel di Bitonto per uno speciale DJ set. Tutte le informazioni le trovate online. Ciao da Carlo Chicco. Banger.
I've got crisis stamina. Full marathon, four poop breaks. I can feel the ship from your crisis race. Spray out my back, because in England nobody can hear you scream. You're just fog, lads. This is UK Grim. Keep that desk here in tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim. Keep that desk here in tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. Your perceived contradictory and hypocritical fate. There's no top five album when you're off the grid. Fuck all that. I'm not here to please you, mate. Liz Truss, conformity. The smooth streets in the business quarter with a white Range Rover's horn. They sound lovely. White shirts and lunch bellies. Threesomes and wealth measles. Penetrate the cornflakes. I want it all like a crack forest gatto. I do drugs in my head so I can still go to bed as I pan the slabs of this dreamscape into eggs. This is UK Grim. Keep that desk here in tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim. Keep that desk here in tiger. Put it in the bin. This is UK Grim. Smash the mindset. But when it's gone, need the trails in the mindset. But when they come like a dome raid, smash the mindset. This is UK Grim, put in the bin. This is UK Grim, put in the bin. This is UK Grim, put in the bin. This is UK Grim, put in the fucking bin. Cari ascoltatori, vi dico solo questo. Che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita. I politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni. E tradurranno quei sogni in canzoni. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere. Ma, credete a me, saranno comunque scritte. E saranno comunque cantate. E saranno comunque la meraviglia del mondo. Attacca! You're listening to RKO Radio.